piace pensare che l'architettura per il futuro possa essere un modo semplice di leggere la complessità. Significa occuparsi prevalentemente di persone, persone che abitano in una città, in una casa, che si siedono su un oggetto. Definire i contorni di un pensiero, di una visione e degli obiettivi. Far capire quanto anche rilevante sono gli aspetti progettuali intorno alla trasformazione appunto delle infrastrutture collettive di mobilità attraverso lo sharing, sempre meno attraverso i mezzi privati, sempre più attraverso mezzi alternativi di mobilità dolce. E forse è rimasto all'architetto il ruolo di occuparsi molto del concetto di comunità e credo che questo sia un dovere a cui non si debba rinunciare. Esplora.com